L'oggetto è stato testato, le foto sono state fatte ed è tutto pronto per metterlo in vendita, ma il problema è dove metterlo in vendita, quindi pro e contro su tutti i siti per vendita disponibili in Italia. Prima di iniziare a pensare al titolo e alla descrizione, devo pensare a dove mettere in vendita l'annuncio, perché ci sono siti che indicizzano il titolo, siti che indicizzano la descrizione e titoli che indicizzano tutte e due, ma con un numero limitato di caratteri da poter usare. Quindi è bene decidere prima il posto e poi decidere come formulare l'inserzione. Parto proprio da eBay. eBay è un sito che offre un vastissimo bacino di utenza, ma bisogna ricordare che prende una commissione sul valore finale, composta da oggetto più spedizione. Già, la pacchia è finita, non si può più mettere un euro di valore dell'oggetto e 500 euro di spedizione, perché ormai eBay prende la percentuale sul totale, oggetto più spedizione, e anche PayPal, se lo accettiamo nell'annuncio di eBay, farà così, prenderà il 3,75% più 35 centesimi di commissione sul totale, oggetto più spedizione. Subito invece è molto usato a livello locale, ma si possono incontrare anche tanti utenti che richiedono la spedizione. Quindi bisogna mettere l'annuncio in modo chiaro: o vendiamo a chi è intorno a noi, oppure garantiamo una spedizione in tutta Italia. Però questo sito è gratuito, quindi non ci sono costi, a meno che non si scelgano servizi esterni. Facebook, oltre a essere il social che tutti conosciamo, ha la possibilità di vendere oggetti tramite il marketplace, ma non solo. Ci sono anche tanti gruppi da non sottovalutare, ma anche qui bisogna scegliere se vendere solo intorno a noi oppure garantire la spedizione in tutta Italia. Kijiji, che sembra collocare tutta l'Italia in zona arancione, ha subito diversi restyling ed è, diciamo, la parte gratuita di eBay. In passato ci ho venduto veramente tantissimi oggetti, poi per altri periodi non ho ricevuto proprio richieste. Diciamo che è un po' altalenante, ma anche qua il target di clientela varia in tutta Italia. Io pubblicherò l'annuncio su tutte le piattaforme che vi ho mostrato, anche per fare una sorta di sfida. Quale sarà la piattaforma che mi permetterà di vendere l'annuncio e soprattutto quale sarà la piattaforma a ricevere più contatti? Anche questo video è giunto al termine, ma se ti sei perso gli altri, qui ai lati ci sarà la playlist per recuperare tutta la serie, oppure un video suggerito direttamente da YouTube, e al centro il tasto per l'iscrizione. Non dimenticarti che in descrizione ci sono tutti i link ai miei social network. Un saluto da Subri e a domani con un'altra puntata.